Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Nella scorsa parte avevamo affrontato il Grand Prix, il Number One Grand Prix mi sembra si chiamasse, dove avevamo anche incontrato Brock, ma in questo episodio andremo ad affrontare la palestra di Azzurropoli, o meglio, Erika, la capopalestra di Azzurropoli, la principessa amante della natura, la palestra tipo erba essenzialmente. Per farlo abbiamo questa squadra. PG8, Charizard, essenzialmente saranno loro due che utilizzeremo, più PG8 che Charizard. E nel caso in cui la situazione potesse essere propizia, manderemo in campo anche Pikachu, Bulbasaur e Squirtle per fargli prendere un po' di esperienza. Ma pianifico di usare soprattutto PG8, quindi entriamo in questa palestra. Salve signor Guido. Erika usa Pokémon di tipo erba. Sono deboli contro coleottero, fuoco, veleno, volante e ghiaccio. Sono forti contro acqua, terra e roccia. Elettricità, erba, terra e acqua. Le mosse appunto le elettriche, erba, terra e acqua, gli fanno anche molto poco danno. Ok, quindi praticamente metà della nostra squadra è inutilizzabile. Pikachu, Squirtle sono praticamente inutilizzabili. Anche Bulbasaur da un certo punto di vista. Ma abbiamo due Pokémon davvero molto interessanti. Accettiamo solo ragazze nella nostra palestra. Ma sono una ragazza. Are you assuming my gender? Eh? Eh? Less Kai? Signorina Kai? Guarda come finisci a fare queste discriminazioni. No, dai, paralizzato. Non ci volevo. È vero che questa palestra, essendo tipo erba, sarà piena di gente che paralizza. Lasciamo PG8. Anche se è paralizzato non è un problema. Dovrebbe imparare attacco d'ala, però sto qui aspettando che impari attacco d'ala. E questi sanno usare solamente attacchi di stato? Cioè attacchi che causano problemi di stato? Agilità. No! Non voglio che impari agilità. Voglio che impari attacco d'ala, stupido PG8. Niente, continuiamo. Lasciamo il PG8 paralizzato, non è un problema, perché tanto anche curandolo me lo riparalizzerebbero subito praticamente, quindi non ha molto senso. Vai. E siamo comunque più veloci di questo Oddish, che usa Giga Drain, ok. Va bene. Moonblast, oh wow. Abbiamo sottovalutato questo Oddish. Guardate com'è incazzato. Ok, Oddish è morto. E Bellsprout. Proviamo a cambiare Pokémon e mandiamo Bulbasaur. Dai, mandiamo Bulbasaur con il riduttore. Facciamo prendere un po' di punti esperienza anche a lui. Allora, riduttore. I problemi di stato non dovrebbero avere effetto su Bulbasaur. Infatti questo Bellsprout non sa più cosa fare, non attacca. Knock off? Come, scusa? Critical hit? No, questa me la devono spiegare. Mandiamo Squirtle. Facendogli prendere un po' di punti con... Acqua Teddy dovrebbe comunque batterlo. Anche se non è molto efficace. Facciamo prendere un po' di punti a Squirtle. E a questo punto cambiamo e mandiamo Pikachu. Charizard lo tengo proprio come ultima opportunità, Tanto ha già una marea di punti esperienza, non serve che ne prenda altri. Usiamo Spark. Ma gli facciamo davvero poco danno, effettivamente. Mentre lui ce ne fa un casino. No, questo non va bene. Con Electro Ball che danno gli facciamo? Quasi più danno. Ok. Questo Oddish ha disintegrato il mio Pikachu. Completamente. Squirtle no. Vedi, mandiamo Squirtle, dai. In caso muore tutta la squadra, torna al centro Pokémon, non è un problema. Però che strano. Beh, mandiamoli in Rock Slide. E infatti, Squirtle viene distrutto da questo Oddish. E mandiamo PG8. Mandiamo PG8 e facciamo usare Raffica. Un Blast ce lo ammazza? No, non ce lo ammazza. Ok, fortunatamente. E fortunatamente PG8 non rimane paralizzato. Un Bellsprout lasciamo. PG8.
acido e dovrebbe morire, esatto. A questo punto, beh, l'hai voluto tu, Charizard. Io non volevo farlo, eh. Minchia che bello però lo sprite dietro. Io non volevo farlo. Ok, torniamo a curare i nostri Pokémon al centro Pokémon. Non voglio usare troppi strumenti perché tanto non è necessario in questo caso. Abbiamo il centro Pokémon qui a due passi. Non vedo perché non usarlo. Eccoci qui. Vai, curiamoci Pokémon. Cioè, sapete che la sfida contro Erika Capopalestra sarà una formalità, vero? Cioè, io manderò tutta la squadra prima di Charizard, ma Charizard potrebbe farlo tranquillamente da solo. Cioè, lancia fiamme su tutti e tre i suoi Pokémon e addio. Però continuiamo comunque con Pidgeotto. Non sei pronto per Erika, ma ne sei sicura? Io ti consiglierei di vedere la mia squadra, cioè, soprattutto un Pokémon in particolare, un certo Charizard. Ok, abbiamo Pidgeotto che non è paralizzato. Con Raffica. Lui usa Giga Drain, va bene. Sarei curioso di vedere se con Ritorno gli facesse più danno oppure meno. Ok, Bellsprout, facciamo Pidgeotto. Raffica. Dovrebbe fare più male a Bellsprout, infatti. Vai, vai, vai. Ivysaur. Oh, Ivysaur è interessante, eh. Proviamo Ritorno. E infatti mi sa che gli facciamo più danno con Ritorno. Mi sa che gli facciamo molto più danno con Ritorno rispetto a Raffica, pur essendo super efficace Raffica. Whipping Bell. Lasciamo Pidgeotto, poi cambiamo. In modo da fargli prendere gli ultimi punti esperienza, ma andiamo a Charizard direttamente senza rischiare tutti gli altri Pokémon. Tanto nessuno degli altri Pokémon probabilmente potrebbe battere Whipping Bell. Quindi mandiamo Charizard, Fire Fang e addio. Mangiati questo Whipping Bell. Gloom, rimandiamo Pidgeotto. Eccoti qua. E risostituiamo il Pokémon. Forse Gloom effettivamente può batterlo qualcuno, eh. Magari Pikachu, mandiamo Pikachu, vediamo cosa riesce a fare. Giga Drain, no, assolutamente no, non riuscirà mai nella vita a farlo. Mandiamo subito Charizard senza perdere altro tempo. A star qui a far suicidare Pikachu non è che convenga molto alla fine. Eh sì, assorbi Charizard. Vai, lancia fiamme, che da un po' che non lo usi, via. Wow, dici che non sono pronto per Erika? Non ho fatto il mio meglio. Aspetta la prossima volta. Sì, sì, guarda, sono sicuro. Io torno un attimo al centro Pokémon di nuovo. Mi dispiace far vedere questa cosa di me che torno al centro Pokémon in continuazione, ma preferisco non overlivellare la mia squadra per poter one-shottare poi tutti i Pokémon degli avversari, perché penso che poi non ci sia alcun gusto. E tra l'altro uno dei motivi per cui gli ultimi giochi Pokémon fanno cagare. Cioè non c'è letteralmente sfida nel farlo. Devi autoimporti tipo di non attivare i condini di esperienza, di fare delle Nuzlocke, di non overlivellarti i Pokémon, altrimenti diventa tutta una merda. Qui, battendo semplicemente gli allenatori, i livelli sono giusti e basta non andare appunto a dover livellarsi nei Pokémon selvatici. Andiamo a battere anche queste allenatrici. E i miei Pokémon sono bellissimi. Anche tu, cara Lori. Beh, minchia, questo non mi sembra tanto bello come Pokémon, devo dirti la verità. Usiamo Ritorno. Se Ritorno fa effettivamente molto più danno di Raffica. Quindi continuiamo con Ritorno. Ok, il nostro Pidgeotto è stato avvelenato, ma poco importa. Andiamo a battere anche quest'altra. Picnic Girl. Tina. Mannecaco Blubasauro, ok. E noi siamo Ritorno. Si fa un bordello di danno Ritorno, cioè non ha alcun senso. Vai, Raffica. Finiscilo con Raffica. Eccolo il veleno che poppa. Ivysaur, non c'è problema. Un paio di ritorni e la situazione è risolta. Takedown non dovrebbe batterci.
e ritorno. Bene così. Livello 34 per PG8. E mi spiace davvero farvi rivedere di nuovo questa cosa, ma andiamo a ricurarci il Pokémon. Nel frattempo, se volete, scrivete dei commenti riguardo a questo videogioco, riguardo a cosa ne pensate dell'anime dei Pokémon, quella magari la vostra stagione preferita. Io penso di aver visto per la maggior parte del tempo la prima stagione, quella in cui lui è a Kanto. Ho visto qualcosa di Johto, ho visto qualcosa di Hoenn, e poi penso di essermi fermato. Le ultime puntate che ricordo di aver visto dell'anime mi sembra fossero quelle di inizio quarta gen, con Tepig. No, che Chimchar ho visto, quelle con Chimchar l'ho viste. Quindi sono quelle di inizio quinta stagione che ho visto, poi mi sono fermato lì. Ma questo ha detto che i miei Pokémon sono brutti? O i suoi Pokémon sono brutti? Ma scusa, ma mi insulta il Pokémon questa, ma chi si crede di essere? Ritorno. Ciao, Bellsprout. Vabbè, mandano un altro. Ritorno. Easy. Niente, davvero, ritorno è stata la svolta per questo PG8. Cioè, senza ritorno sarebbe un Pokémon letteralmente inutile. Che Oddish ha molta più difesa rispetto a Bellsprout, quindi un ritorno non basterà mai nella vita. Però noi comunque glielo facciamo. Cioè, finché uso Mega Drain e non cose che mi causano problemi di stato, mi va benissimo. Gloom, lasciamo PG8. Vai, ritorno. Ah, mi ha addormentato. Niente, speriamo che si svegli. Ma finché usa Mega Drain non è un problema. L'importante è che non usi Luce Lunare o Moon coso che usava quell'Oddish. Non penso fosse Luce Lunare. Luce Lunare mi sembra che ti cura il Pokémon. Eccolo qui, Gloom ci saluta. Con una Raffichella, Vai, Raffica. Ecco fatto. How could you? Come ha potuto? Ok, a questo punto usiamo le pozioncine, se ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo più. Ah, però abbiamo queste. Fresh water, vai. Perfetto, per non tornare per l'ennesima volta al centro Pokémon. E a questo punto battiamo Erika, guarda qua. Ash, beato fra le donne. Sbadiglia. Oh, ciao. Benvenuto nella mia palestra. Non sono nel mood di combattere, non ho molta voglia di combattere. Quindi perché non torni più tardi? E noi tipo la guardiamo un po' per dire, ma sei scema? Ok, va bene. Penso che potremmo combattere ora. Ma solo perché è una regola. Solo perché è il regolamento. Ok, no, a noi servono tre Pokémon. Ovviamente mandiamo loro. E direi di mettere Bulbasaur. Conferma, come terzo. Ma ce ne serviranno solo due. In realtà ce ne potrebbe servire anche solamente uno, ovvero Charizard. Però useremo PG8 per fargli prendere un po' di esperienza. Vai, ritorno su Weeping Bell. Guarda che danno che fa. Ok, finché usa acido mi va bene. Assolutamente. Dai, ma però che sfiga, eh. Che sfiga quella cosa lì, che rimane con un HP. Niente, ci siamo presi un acido in più. Per niente. Tangela. Forse è la prima volta che lo vediamo Tangela in questo gioco. Tangela è molto resistente, Molto resistente, come vedete. Usa anche Energipalla, che mi ha ucciso PG8 così, a caso. Boh, va bene. Potremmo mandare Bulbasaur. Dai, proviamo a vedere Bulbasaur. Se riesce a prendersi un po' di punti esperienza. Usando Leech Seed. Su un po' come di tipo erba, Leech Seed dà effetto? Sapete che non ricordo, proviamolo. Perché? Infatti non ha effetto. Cambiamo subito Pokémon così che Bulbasaur almeno prenda un po' di punti esperienza. E mandiamo Charizard. Buonasera, ragazza. Buonasera, Tangela. Come va? Morta? Arrossolita? Mi spiace, Mandiamo in campo di nuovo Bulbasaur per fargli prendere un po' di punti esperienza. E poi faremo completare il lavoro a Charizard. Semplice. Tac. Questa è decisamente la palestra più semplice che abbiamo fatto, Tranquillamente, cioè, l'abbiamo resa complicata noi non usando Charizard appositamente, ma con Charizard
ma anche solamente Charmeleon. Se non fosse già evoluto in Charizard, sarebbe stato semplicissimo. Bulbasaur dovrebbe imparare il Worry Seed. Cos'è? Affanno seme? Affanno seme, sì. Non ci interessa in questo caso, grazie. E abbiamo battuto Erika. Buon lavoro, ci ha dato anche quasi 10.000 pokedollari, niente male Erika. Ti sei guadagnato la medaglia arcobaleno. E anche questa TM, Energy Ball, niente male Energy Ball. Da fa danno e ha una possibilità di abbassare la difesa speciale dell'avversario. Ok. Non sono i profumi e i fiori amorevoli? Sì sì, sono proprio amorevoli, guarda, fammi uscire da questa palestra, grazie. Tu sei ancora qui a guardare? Sì. Tra l'altro non si gira nemmeno quando gli parliamo, fateci caso. Cioè quasi tutti i personaggi quando parlate in Pokémon si girano verso di voi. Lui no. Lui no, si gira. Ok, andiamo a curarci al centro Pokémon. Dopo aver battuto la quinta palestra di Kanto. Ora abbiamo 5 medaglie su 8, eh. Stiamo andando veloci come un treno. Stiamo tirando dritti proprio. Ok, e tra l'altro tirando dritti ma anche con qualche Pokémon nel Pokédex, perché se vediamo a vedere comunque qualcuno l'abbiamo catturato, eh. Ce ne manca qualcuno decisamente, però ne abbiamo un po'. Questi li avremo solo quando potremo avere Ditto. Potremo far accoppiare Bulbasaur con un Ditto per avere un altro Bulbasaur e farlo evolvere, perché questi non verranno mai evoluti. Ok, quindi abbiamo allenato un bel po' anche Pidgeotto, ora a livello 35, se non sbaglio al 36 si evolve, quindi direi di pushare ulteriormente per farlo arrivare al 36, farlo così evolvere e arrivare al suo massimo potenziale, per poi concentrarci a tirar su Squirtle, che è davvero giù in una valle. Anche Bulbasaur e Pikachu iniziano ad essere a livelli un po' bassini. Detto ciò, grazie per aver seguito questo video, nel prossimo video continueremo verso ovest, verso sinistra, e andremo probabilmente all'impianto elettrico. Grazie per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!